ancora una volta i sondaggi hanno bucato il risultato di un'elezione. È successo la notte scorsa in Iowa, il primo stato a votare in America e a scegliere due candidati, repubblicano e democratico, per le elezioni di novembre per la Casa Bianca. Trump solo secondo tra i repubblicani con il 24%, dietro a Ted Cruz che ha vinto con il 28% e davanti di un'unghia a Marco Rubio con un'affluenza record. Tra i democratici Bernie Sanders, l'anziano amato dai giovani, ha dato vita ad un testa a testa con Hillary. Noi siamo andati in una chiesa protestante che per una sera è diventata una sede elettorale. Tra i repubblicani le operazioni di voto si sono svolte rapidamente. Hanno parlato in favore dei candidati per qualche minuto i loro sostenitori e poi si è votato su pezzettini di carta contati subito dopo nella cucina della chiesa. Voto segreto dunque e tutti a casa in mezz'ora. Ma risultato shock per i sostenitori di Trump, finito terzo nella nostra chiesa, con 54 voti contro i 57 di Rubio e 111 di Ted Cruz, il senatore del Texas sostenuto dall'elettorato protestante. Siamo allora passati in un altro salone in cui erano riuniti i democratici, il cui voto non è segreto. Si alzano le mani e ci si conta. È successo 3 volte e alla fine il risultato è stato 115 a 115. Decisivi 7 che si sono pronunciati per O'Malley, il terzo candidato, costretti dalla soglia minima di sbarramento del 15% non raggiunta, a scegliere uno tra Bernie Sanders e Hillary. E così è finita 121 a 116 per Sanders. Si è aperto così un ciclo elettorale appassionante, come mai si sarebbe immaginato fino a qualche giorno fa.